Benvenuti in una nuova puntata di Temptation Island. Se avete già visto i primi tre episodi, non vi spiego tante cose. Se non li avete ancora visti, ma siete, ma come fate a vedere direttamente il quarto? È come se vedete Matrix dall'ultimo. Settimana scorsa Giuseppe e Gabriella si sono lasciati a pesci veramente maleodoranti, ma questa settimana una grandissima sorpresa, perché Giuseppe ha chiesto di rivedere Gabriella e ha facciamo una totti falò, porto pure due hamburger, cose simili. Guardate. Ciao Filippo. Cominciamo. Diego, ciao, ciao Giuseppe, accomodati, stai bene. Giuseppe, innanzitutto complimenti, si caroni dall'armadio di Nino D'Angelo e stai veramente molto bene. Poi su questa spiaggia sembrai proprio lui. Vabbè, comunque, allora, come mai dopo le tarantelle la settimana scorsa sei tornato Filippo, qui? Filippo, sono venuto qui perché veramente il distacco mi ha fatto capire molto. Ah, quindi dopo 7 anni corn, finalmente è passata una sera e ho capito. E che cosa hai provato? Non ho mangiato, non ho dormito, è passata una nottata bruttissima. E facciamo una cosa veloce, ah, così, perché pure io sto un po' stanco, dico, ho dormito male. Che intenzioni tieni tu? Che vuoi fare? Ti dico tutta la verità, una volta e per sempre. Dici qualcosa di più, la verità di che cosa? La verità che l'ho tradita. Sì, sì, no, ma questo lei già lo sa. Che sono andato a ballare. Pure che sta già sapa. E che è vero che ho parlato con le ragazze. Tu sai, pure questo sa, cioè, che pur di motivo tempo, lei è venuta proprio perché sapeva queste cose qua. American Boy, ti ricordi? Cioè, non ho capito, perché vuoi fare sta cosa? Perché lei quando mi faceva la domanda, io ci dicevo sempre di no. No, aspetta, Giuseppe, è mancato un pezzo di frase, cioè non si capisce, perché lei la domanda io ci dicevo sempre no, non prende. Giuseppe, che le vuoi dire a sta ragazza? Tutto. Ok, tutto, perfetto. Ma come mai tu ci hai pensato, ci hai ripensato sopra? Lei dovrebbe essere la madre dei miei figli, la donna del futuro. La donnerò. Non ci pensare troppo, Giuseppe, una battuta. Vabbè, comunque tu pensi che lei sotto sotto potrebbe dire io non vengo a questo falò perché dopo 7 anni ci è buffata veramente a... Un po' sì, ci sto. Vabbè, quindi ci aspettiamo che potrebbe non venire. È solo questo il motivo. Perché oltre di parlare ci siamo detti solo il vecchio. Avete parlato di una persona anziana, questo vuoi dire? Eh no, quello che è successo. Ah, intendi che vi siete detti solo le cose del passato e non quelle dei nuove. La tua messa d'italiano elementare è esplosa, non è che è morto. Vabbè. In 7 anni ho trovato davvero la persona che voglio. Ah, buono, non ci hai messo niente. Ah, Giuseppe. Vabbè, comunque io sono andato a parlare con Gabriella. E adesso dobbiamo solamente vedere se lei ha accettato. Se ha accettato, come sempre, ci vorrà qualche minuto, non lo so. Però insomma la dovresti vedere venire da lì. Ci vuole sempre un po' di tempo, Giuseppe, quando vengono, perché stanno proprio lontani. Io mi sono piato in monopattino, però. E ogni volta è chiesto, ma perché non li fanno avvicinare prima? Io non capisco, cioè, stiamo qua a aspettare. Vabbè, Giuseppe, senti una cosa, ti dispiace se vado un attimo? Perché nel frattempo che tu aspetti a lei, io vado a fare il falò con gli altri. Se no, per dimmi inutilmente. Ci può stare. Ok, allora dammi 2 minuti. Ma leva sta giacca, metto quella nera, che questa qua la uso solo per voi. Ritorno, appena arriva Gabriella, poi parliamo insieme, ok? Speriamo. Tu rimani qua a pensare il vecchio, nel frattempo. Come subito bene. Ma nel frattempo che Gabriella viene, noi passiamo appresso, perché sennò ci addormentiamo e parliamo di Perla e Gabriele. Ho picciato un po' il fuoco tra Perla e Gabriele e Perla durante questa settimana ha visto un po' di video dove Gabriele faceva un po', diciamo, quello che faceva un po' appoggiare, capito? Si appoggiava un po' su questa ragazza. Ma che gli vuoi dire? Quello sta in vacanza, fa un caldo, la ragazza sta con tutte le bellezze fuori. Vabbè, vabbè, comunque in qualche modo ho provato a capire se Perla era andata nella febbre o meno. Buonasera ragazze, accomodatevi, come siete splendide, oh. Stanno arrivando i cornetti, eh? Grazie. Ma figuratevi, ai maschi ho preso il caffè, costano meno. Partiamo subito, Perla. Perla miseria, come stai bella stasera? Sei molto carina, eh? Vabbè, comunque, giustamente sono qui a darti un po' di intuosco. Settimana scorsa ho fatto un sacco di video, tuo fidanzato faceva un po' il farinello con le ragazze e cose simili. E tu pensi che lui sta pariando a Ciuccio o si sta un po' intussicando? Sì, infatti mi aspetto il continuo dell'esterno. Ho capito che vuoi vedere il resto dell'esterno, che poi crei uomini e donne. Però dico, tu non lo vedi un po' intussicato al tuo fidanzato, un po' appestato? No, no, penso di no, perché io lo vedo imbarazzato, lo vedo sereno, lo vedo tranquillo. Tranquillo, bravo, è quello che dicevo pure io, pure lo vedo tranquillo. Sembra proprio che non se ne frega proprio di te, Perla, ma perché non lo appende a scimmietti? Perché fondamentalmente lui la risposta se l'è data. Sì, ma non solo a lui, l'ha data pure a te la risposta, perché se questo non se ne fotte di te, allora tu lo devi appendere e ci ammappiamo spizzettini e te. Credimi, io sto
senza parole. Ma qualcosa mi dà ricino, sennò che facciamo sta puntata? Ci guardiamo in faccia? Non pensavo che lui avesse tutti questi problemi con me. Guarda, chi la sta facendo gli agnoli? Perla, ma tu non devi piangere. Io mi emoziono pure io tengo la lacrima facile. Cioè, è possibile che tu stai bene così? Non sta bene, Perla, non sta bene. È per la miseria, lo devi appendere, appendilo. Stiamo a sentire a me, appendilo. No, che non credo a quello che sto vedendo, cioè, a me mi fa strano. E non hai visto niente, Perla, c'ho altri video in cui si arratte ancora di più. Questo non è niente, Perla. Scusami un attimo, veramente siamo alla follia delle cose. Questo mi voleva chiedere, la fa la promessa di matrimonio. Hai capito dove li stai andando a inchiavicare? Ecco qua, allora abbiamo la soluzione. Cioè, prima di mai se ci ha una cosa niente da bere. Una situazione veramente spiacevole per Perla, che ci è rimasta veramente molto male, perché Gabriele sta facendo un po' il fare niello staccato. Però voglio dire, comunque io ho detto non stare così, perché nell'eventualità, ma non c'è neanche uno sprizzi e te, scusami. Queste sono altre cose che non riguardano la trasmissione, ma adesso passiamo a Daniele e Vittoria. Passiamo alla prossima che devo intossicare. Tengo un grandissimo video pieno di spucca a Maria del tuo fidanzato per te, Vittoria. Immaginavo, non avevo dubbi. Allora, Vittoria, tu mo che vedi il tuo fidanzato, il mio gym bro, che tutto sfonda, tutto pieno di muscoli, che si sta posteggiando a sta guagliuncella, sta pure tu starella. Che cosa, qual è la tua sensazione? I primi giorni mi ero ripromessa, diciamo, di mantenere un po' le distanze qualora mi fossi rapportata con qualche ragazzo. Poi che è successo? Ti sei fatta prendere dall'ormone? Poi, stando qua, diventa anche difficile, no? Ti viene un po'... Ha intustato un po', come noi maschi abbiamo... Ha intustato un po', dall'improvviso. Non ricevere quell'abbraccio, quella carezza la mattina, quello che comunque a me manca nella quotidianità. E quindi tu con questo intustamento che cosa hai fatto? Ti sei contenuta? Perché penso che ti sei contenuta, no? Io sto legando con una persona, molto, devo dire la verità. Hai capito, Vittoriuscio, come sta facendo? Bravo, fai bene, divertiti pure tu, giù, ma buffate i corni tu qua. Qua ogni giorno è diverso, stai vedendo cose, vivendo cose, ti rendi conto. Ma no? Ti capisco benissimo, guarda, pure io, cioè io veramente, da quando sto su quest'isola, chiunque vede un tosto. È proprio una cosa, secondo me è l'aria delle isole. Non mi sta mancando come pensavo. Ah, aspetta, però se mi dici così la situazione cambia, perché pensavo che lui stava facendo il rattuso e tu invece... Ti stava venendo un po' di freva, insomma, cose, però non stavi facendo niente. A questo punto devo sentire pure un po' la sua campana, cioè, per capire. Ma a proposito, scusatemi un secondo, Francesca, ma tu hai capito una cosa? Cioè, io sono sconvolto da sta cosa. Praticamente, tra tutte le persone che vedono questo video, non tutti lo condividono. Ma veramente? Te lo giuro, io resto sconvolto perché magari il video gli piace però non lo condividono sul loro profilo Facebook, è assurdo. Non me l'aspettavo. Nemmeno io, perché io dico, secondo me se ti piace il video tu lo condividi, no? Però molti non lo fanno, Francesca. Non so che pensare. E che vuoi pensare? Secondo me un po' di cazzimma, cioè un po' di cazzimma dentro proprio instaurata lì. Per tanto tempo io mi sono sentita sbagliata. Perché non condividevi pure tu i video, cioè ti guardavi e non li condividevi? Sì. Vabbè, ci può stare, poi che è successo? Dici, forse io ho qualcosa in meno rispetto agli altri. È quello che mi chiedo pure io, dico, ma possibile che se non condividi il mio video allora ho qualcosa in meno rispetto agli altri, forse i miei video non gli piacciono, ma se li vedono. Però tu hai detto che manco tu li condividi, mo che li condividi come ti senti? Mi fa salire la tossia, mi fa stare meglio, mi fa stare bene. Hai visto? È quello che dico pure io, ragazzi, cioè condividete che voi state meglio, è assurdo, guarda. Mi sto riscoprendo. Vabbè, mi sembra un po' esagerata come... Vabbè, però comunque ti ringrazio. Vittoria, io mo devo andare pure un attimo, vado un attimo da Dai, perché voglio sentire pure il suo punto di vista qual è. Al momento è, non c'è altro. Ma questo giro non mi faccio trovare impreparato, ragazzi, non vado a piedi. La monopattina. Mo venga. Ovviamente dovevo ascoltare tutte e due le campane, perché non puoi sentire solo un lato, perché quando uno, se capita mai, i vostri amici si litigano, hanno sempre ragione quelli che ascolti. E quindi sono andato anche dal mio gym bro Daniele. Ah, eccoci qua. Ragazzi, buonasera. Ma ci piace monopattina, avete visto? Per non fare avanti e indietro a piedi. Finalmente non sudo più come prima. Scusatemi un secondo solo. Ragazzi, è arrivata Gabriela? No, non ancora. Non ancora. Vabbè. Comunque, Daniele, io ho appena parlato con Vittoria. Mo sembra che Vittoria sta facendo comunque un po' di spuccarie, un po' per vendetta, cose, però si sta rattusiando su un altro ragazzo. Tu che cosa prevedi? Uscirà da qua con te o senza di te? Senza di me. Perché io sono venuto qui prima di tutto con una domanda. Se avere o no un figlio con lei, dato le cose come andavano. Ah, quindi la situazione è sul filo dei rasoi, perché tu la settimana scorsa mi hai detto ma stiamo insieme, cioè vale la pena stare insieme. La mia domanda si è trasformata in voglio stare ancora con lei. È cambiata la domanda, proprio minori, c'è la stessa cosa. Però sembra che stia andando un po' in gelosia, stai andando un po' nella febbre, sei geloso? Schifato più che geloso. Ti capisco, perché comunque vedere dall'altra parte che una sta rattusiando con un altro. Però pure tu, Daniele, stai facendo un po' il capisci a me. Il Rodolfo Valentino, comunque, Dani, a questo punto dico, magnatella che là, cioè non perde più tempo. Stai, insomma, un po' esagerando, io anche
mi sono aperto comunque con Benedetta. Ho visto che ti sei aperto con Benedetta. E invece, ma la tua ex non ti piace proprio più? Mi dà fastidio, ma mi fa schifo. Sono un po' eccessivi. Ah, questo secondo me però perché tu hai inticchiato che tu pensi che lei sia interessata a quella ragazza. Sì, la vedo interessata. Vabbè, Daniele, comunque, tralasciando tutto, tu continua ad allenarti che sei un mostrone e... c'è una botta a quello da parte mia. Non posso dire queste cose. Adesso scusami un attimo, Daniele, non ti voglio arronzare, però Federico, voglio farti i complimenti. Pare che le cugini di campagna. Lo so, è una cosa che... No, non ti giustificare. Cioè, da quando ti sei messo a sto mocio velito in testa, stai bene. Ma tu suoni le cugini di campagna, voi, non mi ricordo, in che anni avete sfondato? 70, 80. Bravo, 70, 80. Bravo, è quella... Scusatemi un attimo. Diego, è arrivata Gabriella. Voglio, non mi dite niente, è arrivata Gabriella. No, non mi dici di niente, non voglio arruzzare, però è cosa importante stanno a fare. Subito bene. Finalmente, dopo 6 anni di attesa, era arrivata Gabriella. Veramente, ma che avevi preso? Oh, la tangenziale sabato sera. E finalmente siete pronti a guardare il falò di Gabriella e Giuseppe. Ah, eccola qua, arrivate. Sta proprio agguerrita. Meno male, si è seduta con calma, pensavo che ti avessero un paccheri, invece... Vai, Giuseppe, dille tutto. Stasera siamo qui. Ascoltaci, oh signore. Giuseppe, è normale che siamo qui, balzo. Perché ho avuto il piacere di rivederti. Sembra un'introduzione senza senso, però vabbè, non voglio interrompere, vai. Perché ho delle scuse. Ah, finalmente, io 7 anni scuse te, ma non ci metti niente a dirtelo. Per me ora è arrivato l'ora di dirti la verità, di ricominciare tutto da qui. Visto che ci ha messo un po' di tempo, però alla fine coglione se... Vai avanti. Per me è vero quello che pensavi. No, Giuseppe, no, devi dire, è vero, no, per me è vero, cioè è vero, è oggettivo, non è che solo per te è vero. La cosa più male che mi è stata... La cosa più male che c'è stata, bravo, così si parla. E che tu, ogni volta che me lo dicevi, ti davo sempre il negativo. Facevo fotografo, voglio un trivi negativo. Ti diceva sempre no, Gabriele, questo è intento. Ci siamo fidanzati da piccoli. Io che avevo 16 anni e tu 12. Chi ti ha fatto fare, Gabriele, per i miei wings? Purtroppo nel rapporto ci siamo chiusi molte cose. A parte una cosa, ho fatto le chiusure. Ci siamo chiusi parecchie cose, dico. Ah, sei corretto, mo è meglio. Io spero di uscire con te, senza paletti. Ma quelli all'ingresso, dici? No, quelli si abbassano e poi non fa passare mai, non ti preoccupare. E con più fiducia e tranquillità. Esatto, quel canno è fatto, Gabriele. Hai visto, 70 ha fatto il corno, vuoi uscire con più fiducia, è incredibile. Diglielo che non sei d'accordo. Hai capito che il mio gesto è purtroppo stato dato da quello che ho visto? Purtroppo io sono stato tutta la notte senza dormire. Mi ci ha messo un po' lì, non continuiamo. Tu sei la donna della mia vita. Ah no, devo restare, stiamo facendo i dolci. E spero stasera di uscire insieme a te per ricominciare tutto da zero. Giuseppe, ma non pensa che cede facilmente, perché l'hai fatta troppo grossa. E soprattutto senza... io senza fare scimità. Ui, tu è come parla che ci dicesse che no. E io dall'altro lato dei video dicevo, cavolo, ma era la persona che conoscevo oppure no? Non è vero, Gabriella, lui diceva chi schifo, queste cose qua, io devo alzo fare il fuoco, io dicevo, Maro, come si comporta male, nulla. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Cioè, basta, è inutile fare del male a lei per fare scimità. Esattamente, Giuseppe, la devi smettere di fare le scimità. Per me la libertà può essere anche andare a ballare insieme. Gruppati, il fatto del pane, che non si può stare a tavola senza pane. Io voglio uscire da qui per fare un futuro. Tra 2 anni costruire una famiglia. Con delle grosse basi di lessico, immagino. Bellino, già immagino il bambino che diceva papà, scimità. No, io non mi aspettavo che mi diceva questo. Dabu, ma non ti sciogliere così, Gabriele, cioè tira un po' il pugno di uova, che era Davide la settimana passata. Cioè, mi aspettavo che le parole gliele dovevo tirare da bocca. No, invece, come dici, noi le dobbiamo spingere in bocca, non ce l'ha mai fascino. Cioè, non credo che a te piace sentire queste cose, no? Ti piace? Mi fa piacere. Ah, ti piace che parla così? Allora il discorso cambia. Quello che mi rimbomba sempre nella testa. Ho fatto scimità pure a me, non se ne esce dalla testa. Mo la finiamo. La finiamo? Voglio, così me lo vago pure. Ricominciamo da zero, il passato rimaniamolo alle spalle. Rimanetelo alle spalle. Non sto sentendo male. Per me tu sei come l'aria. Sembra più un'offesa. Io da ieri sera. Che non riesci a dormire, Gabriele, ma pure a me mi lavo sto fatto. Pure i succhi nessuno, mi lamento. Io lo amo. E lui lo sa, io lo amo. Sì, ma tanto ormai ci ho buttato proprio le speranze, è tornato insieme, facete pace, buffatevi cornata. Però io voglio uscire da qua, non come sono entrata. Ok, non ti preoccupare, ritorno fra un pedalò, così uscite diversamente. Comunque, al di là di ogni cosa, Gabriele, tu ti penti di qualcosa? Di quello che ho fatto qua, sì. Me ne sono pentita un po'. Hai detto un po', Giuseppe, vuol dire che un poco ci è piaciuto, si è muccato col tipo. Scusami. No, ma tranquillo, già ti ha perdonato, tanto è veramente, ti fa applausi. Lei ha avuto il coraggio, differente da me,
Che lei supera dal detto e invece io l'ho portato alle lunghe. No, non ho capito, sono squagliate parole, non ho capito. Vabbè, io la domanda ve la faccio, ma tanto che va faccio a fare? Giuseppe, tu vuoi uscire da qua con la tua fidanzata da solo? Con la mia fidanzata. Ovviamente. Gabriella, tu vuoi uscire da qua con il tuo fidanzato American Boy o da sola? Con Giuseppe. Che combinata, amore. Ragazzi, avete i microfoni accesi. Accesi. Comunque, ragazzi, mo seriamente, da 1 a 10, quanto ci credete che il vostro rapporto da oggi in poi funzionerà bene? Zero. Bene, l'importante è questa vita. Grazie mille. Come hai fatto questo? Tu? Come hai fatto questo? Ehi, i microfoni stanno ancora appicciati. Anche questa puntata di Temptation Island finisce qui, ma attenzione, non ve ne andate ancora, perché io ve lo dico una cosa, ma voi perché non state ancora schiattando un pollice? C'è qualcuno tra voi che non l'ho ancora fatto, che non si è ancora iscritto al canale, ma state bene con il cocco. Guardate che io vi mando a Temptation Island, ricordate, perché a Temptation Island chi parte per un viaggio è perché poi ritorna, cioè, no, perché sennò è un trasferimento, non è più una partenza, capito? Cioè chi parte per un viaggio poi ritorna, sennò si trasferisce.